Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Miti e Misteri GTA 5. Caso 20, le ragnatele. Ci troviamo precisamente in cima al Monte Chiliad, dove c'è praticamente anche il murale. Il punto che ci interessa è quello lì. Dovremmo aspettare l'una di notte e in teoria dovrebbero apparire delle ragnatele. A quanto pare ci basterà poi cambiare visuale, cioè girarci un attimo e rigirarci, per poi apparire le ragnatele. Le ragnatele dovrebbero apparire qua sul Monte Ciglia tra l'una di notte e poi le due di notte dovrebbero sparire. Vi sono vari collegamenti in questo caso che andremo a trattare oggi. Dovremmo solamente aspettare altri 30 secondi, devo chiaramente stare attento a non cadere qua e morire. Il punto esatto dovrebbe essere proprio questo punto di lì, che dovrebbe apparire in teoria. Aspettiamo. Mancano solo 20 secondi, preferisco non fare nessun taglio, così che vedete tutto quanto. Mancano pochi secondi. Perfetto, l'una di notte sono scoccate, ma ancora non c'è nulla. Ci basterà girarci. Non ci sono? Veramente non ci sono? Questo è molto strano. Quindi l'hanno forzato? Era un bug? Aspettiamo fino alle due di notte, potrò pur sbagliarmi, però non vedo nulla. Eh no, ho sbagliato il punto, era qui. Dov'è? Ah, erano qua, ecco, ho sbagliato il punto allora, ok, è qua. Come vedete, si possono anche notare qui. Ok, scusa, avevo sbagliato punto, pensavo che fossero là, che fosse in quel punto di là. Ok, e alle due di notte basterà che ci giriamo e spariranno. Perfetto, le due di notte sono passate. Le ragnatele ci sono ancora, ma girandoci saranno sparite. Ok, adesso ci sposteremo e dovremo aspettare di nuovo la notte, perché l'indagine continuerà verso questa zona. Qui ci sono delle altre ragnatele da visionare, ma dovremo aspettare nuovamente la notte, quindi ci rivediamo alla prossima notte.
Ok, rieccomi qua. Ci troviamo adesso precisamente in questa zona di qua, dove praticamente c'è questo ponticciolo. Quello che ci interessa è questo punto di qua, anche se potrebbe essere anche quello, e potrei anche sbagliarmi. Anche per qua dovremmo aspettare l'una di notte del gioco. Okay, mancano pochi secondi ormai. Cinque secondi, quattro, due, uno. Ci giriamo. E magicamente sono apparse, cioè è apparsa la ragnatela. Di qua non è presente nessuna ragnatela in teoria. No. È presente solo in quel punto di là. Andiamoci da un'altra prospettiva se riesco prima che sparisca. Come vedete, qua non si nota, ma ancora da monte ci si notava, non è poligonale, ma si muove col vento. A tratti sembra ogni tanto sparire questa sorta di ragnatela. Se sparo non è neanche... non si può neanche colpire. E allo scoccare di notte, appena ci gireremo, sparirà. Già, mi giro da adesso, faccio vedere che comunque girandomi c'è ancora. Ma adesso mi girerò e sparirà chiaramente. Perfetto, le 2 di notte, ci giriamo. E la ragnatela sarà sparita. Altri riferimenti e collegamenti alla ragnatela l'abbiamo anche, ma ripeto, è una supposizione, praticamente nella zona dove ci sono i vigneti. Precisamente questa zona di qua ricorda vagamente la forma delle ragnatele, ma ripeto, potrebbe essere solamente una strana coincidenza questa di qua. Anche se più che altro non mi sembra proprio la forma di una ragnatela questa cosa di qui, questa era di qua. Adesso dovremmo spostarci, dovremmo attendere la prossima notte e spostarci all'osservatorio, dove lì praticamente indagheremo e proseguiremo con questa indagine. Ci vediamo chiaramente di nuovo nella notte all'osservatorio. Ok, eccomi arrivato qua all'osservatorio. Quello che ci interessa è l'ingresso. Come già potete notare, ci sono solo due luci della porta accese. Via da qui.
Possiamo notare che nella porta vi è il simbolo anche della ragnatela e ve ne sono precisamente due. Ora, stranamente, coincidenza vuole che le ragnatele siano proprio due su GTA 5, una sul Monte Chiliad, ma anche un'altra vicino al Monte Chiliad. Il Monte Chiliad, come l'osservatorio, è un riferimento e vi sono collegamenti al mistero del murale praticamente. C'è il mistero del Monte Chiliad. Notare anche oltre le due ragnatele anche solamente due luci accese e due spente nella porta. Altro collegamento al mistero delle ragnatele, qui chiaramente vi dovrò mettere forza un video preso da internet. Dicevo, al momento l'ammazzo. Ok, sono andato. Dicevo, per continuare questa indagine, praticamente il video che vi metterò riguarderà praticamente Northampton. Sì, Northampton si ci potrebbe andare in quel modo con la missione, ma ripeto, è un po' complicato riuscire a fare l'indagine. Ma oltre a ciò, che è impossibile indagare perché bisogna avere come tema meteo il neutrale. Il tema meteo neutrale si può mettere solo ed esclusivamente con delle mod praticamente, quindi una volta qua su console non si possono mettere, diciamo, le mod e non posso mostrarvi questo mistero. Quindi vi metterò il video e vedete praticamente una roccia vicino dove c'è l'alieno congelato, coincidenza vuole che si trovi vicino all'alieno congelato, dove con questo tema del meteo si può notare quest'altra ragnatela nella roccia. Altri riferimenti alla ragnatela non ce ne sono. In ogni caso posso ritenere questo caso confermato perché sì, le ragnatele esistono. Quindi caso 20 confermato, le ragnatele esistono. Si possono vedere nella fascia tra l'una e le due, però resta, diciamo, un mistero quasi irrisolto perché non si riesce molto a comprendere a che cosa si possono riferire o collegare le ragnatele su GTA 5. Quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!